massimo su questa partita, e questa è una buona notizia per Giorgio Valli, perché lui è il giocatore che più ha avuto difficoltà in questo avvio di stagione. Continua ad averne, chiaro che poi un giocatore come lui, giovane, riesce a sbloccarsi magari con un'azione in contropiede, poi se segna anche un tiro da tre. La conclusione rimane davvero molto molto fredde per Fabio Zanelli in questa serata, 0 su 3 al tiro per lui fino a questo momento, ci sono però 3 assist al suo attivo. La palla di Frosini per Larranaga, ancora la possibilità di arrivare al... La squadra è posti sul meno 1, visto che supera di poco il 50% in quella categoria statistica. In questa situazione 1 su 2 per lui, che adesso troneggia in mezzo all'area, mentre Gella Ranaga fa questo per la verità. E poi a Di Bella perfeziona il possesso per Laeldo Diaz, di tocco per la Ranaga che si avvicina al canestro, chissà, forse per... E Di Bella da dietro toglie la palla dalle mani di Musso, recupero molto importante soprattutto per il morale della squadra, tripla pesantissima! Senza Dixon e Diaz in questa bella replay che ci ha riproposto la nostra regia di Alchimia Treviso, che ringraziamo anche per la telecronaca e per le immagini di questa sera. Avevi detto di Larranaga, che è stato anche un buon giocatore. Pesaro, e intanto Jurak va con la fondata, 14-7. Allora vediamo marcature individuali, ciascuno con il proprio uomo, sale Foster alla ricezione, tiene palla viva, a lavorare su di lui c'è Ierecco, ribalta al lato, si alza Larranaga dalla lunga distanza e realizza l'ex Reggio Calabria. Non è semplice per loro. Eh sì, una Caserta che è in campo anche con lo stesso Jenkins, quindi... Eccolo ora, per l'uscita dei blocchi di Larranaga che si alza. E realizza a rimbalzo, tocca Taylor e controlla, serve Cavaliero che si ributta dentro, pallone per Wade Halliwell, australiano appena entrato nella partita, palla persa ancora dalla premiata, da tre punti Larranaga in transizione a segno Jay Larranaga. A tutto il palla all'automatica, davvero d'autore il primo canestro di questo overtime. Beata gioventù, questa è pura incoscienza, certo devi aver talento, ma fare quel palleggino nel supplementare della tua prima partita da professionista, quello uno ci nasce, questo invece ci è arrivato. Larranaga, Frosini riceve dalla Larranaga che poi va a riprendere il consegnato in arretramento. Larranaga, incredibile, che partita veramente di una spanna di sopra di tutti, anche dei Minare, dei Gerri. La rimessa per Caserto, col fallo fischiato a Matteo Malaventura, primo fallo per Matteo Malaventura, già raggiunto quota 13 e dà una striscia per la tre punti di 3 cesti su 3. Diaz lavorare sulla piccarola ancora di Islay, doppio piccarola alto ancora per Diaz, Diaz la penetrazione, lo scarico poi fuori per Larranaga, la penetrazione di Larranaga, lo scarico ancora fuori per Di Bella, lo scarico nuovamente per Larranaga e il canestro di James Larranaga, un troppo morbido, la scodellata finale non è stata abbastanza perché la tabella lo potesse aiutare. Se Frosin avesse fatto canestro avrebbe detto ex compitudino però. Sì, assolutamente sì. Intanto Larranaga si alza a tre punti. Ma sai, è chiaro che alla fine Caserta recupera. 27-22, abbiamo appena superato il giro di body, secondo quarto, derby marcato da Huertas, fuori per Frosini, Larranaga può mettere a posto i piedi, Larranaga è una sentenza questa sera. È anche vero Massimo che se facciamo Huertas non ha in questo momento fretta, mancano 35 secondi alla fine del primo quarto, fuori tutto avanti di 7 lunghezze, 21-14 con Di Bella, l'uscita dai blocchi di Larranaga, mette a posto i piedi, Larranaga si alza, la tripla di James Larranaga, fa il taglio di Larranaga. Sumato il bonus dei quattro falli, sì. Punteggio molto basso, 10-12 per gli ospiti di Bella, adesso c'è Diaz fuori da 6-25, esce dai blocchi Larranaga, l'arresto e tiro da tre punti e Jay Larranaga riporta in vantaggio la Eldo Casella. Blizzard pressa tutto campo contro Brent Darby, che ora è il regista della squadra. In aiuto va a ricevere poi palla Diaz, Larranaga esce, spara un'altra tripla, Larranaga.
palla per Larranaga, poi Di Bella riceve 15 secondi nel quarto e per l'azione di Caserta, che quindi può da tenere la palla fino alla fine. Boykins in pressione su Di Bella a metà campo, parte ora l'azione di Caserta, Di Bella si butta dentro, fuori per Larranaga, palleggio, resto e tiro, la tripla sulla sirena, parità nel primo quarto, 20 pari fra Virtus. Rimbalzo, e questa volta Slay fa la voce molto grossa, ancora Ron Slay con tante piccole cose che per il momento non sono i punti segnati, ma almeno altrettanto importanti come questo blocco per Jenkins. Si apre poi Slay, finta giù da tre, salta Figlioli, si butta dentro, scarico in angolo per Larranaga, tripla di Larranaga, tre punti dell'irlandese. Sì, è il primo fallo tra l'altro di Michelori. Jurakic è uscito, è entrato Gista. Darby per Larranaga, probabilmente si cerca di sfruttare la vena al tiro di Larranaga, che qui prende una conclusione da casa sua. A superare la metà campo contro Giacchetti, Caserta che sembra denunciare qualche difficoltà quando non riesce a attaccare la difesa romana nei primi 6-7 secondi dell'azione. Vediamo come va questa contro difesa schierata, Larranaga fuori per Frosini, scambio fra i due veterani della Eldo, tiro difficile di Larranaga, un altro ex, seppur in parte 3-5 Juve Caserta, scavoli di Pesaro 3-1 Juve Caserta, meno 4, 90 secondi all'intervallo lungo, Foster in punta, aspetta il momento di Larranaga, si apre Frosini per la ricezione, Larranaga prende un tiro che peraltro giocatore di grande esperienza americano con passaporto sloveno, Labrinovic va dentro, sbaglia un altro tiro, non ha avuto grande impatto dalla panchina come solitamente ha Christoph Labrinovic. Uno l'attacco di Caserta per fuggire ulteriormente lo strappo, Larranaga da tre, esplosivo per il meno, inizia in attacco per la Juve Caserta, tre punti da recuperare dopo un minuto giocato nel secondo quarto. Jenkins col pallone, sale Guillermo Diaz, i blocchi per Larranaga, si alza senza pensarsi, della Larranaga, si dissipa.